sì, certo. Vabbè. Ascolta, con lui facciamo un po' l'attività che fanno in zona, sulle fabbriche. Sì. Tu dove sei? Di San Martino di Luperi, in un paese qui in provincia di Padova. Come partito abbiamo attività davanti alle fabbriche, relazioni, spiegaci un po'. Sì, noi facciamo dei volantinaggi periodici davanti alle fabbriche, stiamo tentando di entrare in collegamento con le fabbriche in lotta, quindi con le lotte che sono nel territorio, è molto difficile, fai conto che qua c'è un tessuto di aziende che è piccolo e medio, dove il tasso di sindacalizzazione è bassissimo, dove non c'è nessuna forma né di coscienza operaria né di coscienza politica, dove tranne qualche realtà come questa, la Carraro o l'Arna, che sono fabbriche grosse, per il resto è estremamente difficile entrare. Noi abbiamo tentato un'azione in una fabbrica occupata di un paese qua vicino, ci hanno praticamente buttato fuori a calci, quando hanno saputo che eravamo di rifondazione. Gli operai. Ma io ho notato anche qua, nel fare un po' di inchiesta, che a differenza di altre realtà c'è una difficoltà enorme anche solo a parlare, anche solo a rispondere a queste domande. Sì, c'è una difficoltà, c'è una diffidenza culturale molto forte nei nostri confronti. Questa è una zona tradizionalmente bianca, dove la Democrazia Cristiana prendeva l'80% dei voti, dove anche quando la sinistra era forte non superava il 5% dei voti. Adesso è anche peggio, nel senso che anche quegli operai che prima guardavano a sinistra oggi hanno aderito alle politiche razziste e xenofobe della Lega. Cioè la Lega è riuscita benissimo nel suo intento di dividere gli operai fuori e anche dentro le fabbriche, per cui c'è un lungo cammino da fare, è molto difficoltoso. Ma rapporti ci sono con la RSU? Con la Carraro sì, ci sono dei rapporti, ci sono gli operai della Carraro che sono dei compagni nostri, perché è una delle poche realtà dove riesce ad avere comunque un confronto, perlomeno un confronto con i lavoratori. Qui appunto e altre, qualche altra piccola realtà di fabbriche grosse. Rifondazione riesce a costruire un rapporto con i lavoratori immigrati? Sì, con i lavoratori migranti, sì, noi abbiamo una rete di lavoro migrante, abbiamo fatto anche delle manifestazioni contro i provvedimenti di Bitonci di Cittadella, le manifestazioni sono riuscite, nel senso che abbiamo portato in piazza 500-600 compagni migranti, lì stiamo lavorando bene, i rapporti ci sono, il problema è con i lavoratori italiani che abbiamo scarsi rapporti. Cosa pensi di un eventuale sciopero nazionale di tutti i lavoratori migranti? Credo che sarà molto difficile farlo. È uno sciopero d'area a delle aziende in crisi del Padovano? Questo sì, questo si potrebbe fare. Fai conto però una cosa, che questa zona, che è una delle zone che ha il più alto tasso di industrializzazione d'Italia, è anche una zona estremamente ricca, dove se anche attualmente c'è la crisi, perché la crisi c'è, il problema è che comunque le famiglie sono molto ricche, hanno altri redditi oltre al lavoro dipendente, perché magari hanno anche attività agricole, hanno attività artigiane in proprio, per cui la coscienza operaia è molto 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 labile, quindi è più probabile del primo, ma è estremamente difficile anche questo.